Buonasera a tutti, benvenuti. Diamo inizio a una nuova seduta del Consiglio Comunale. Saluto e do il benvenuto al dottor Antonio Russo che per questa sera ci assisterà in qualità di segretario comunale in sostituzione della dottoressa Armanni. Lascio a lei la parola, dottor Russo, per l'effettuazione dell'appello. Grazie. Okay. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e a tutti coloro che ci ascoltano e ci osservano. Allora, inizio. Pediccioli Edilio. Presente. Perfetto. Magnoni Federica. Presente. Milesi Annalisa. Presente. Ravasio Oreste. Presente. Molleoni Luca. Presente. Riva Barbara. Presente. Tagliani Nicola. Presente. Zanchi Mike. Presente. Perfetto. Ianetti Uemo. Assente. Perfetto. Bacis Serafina Antonia. Presente. Artini Alice. Presente. Nicoletelli Natalino. Presente. E Cagliuni Federica, assente giustificato. Esatto. Allora, il numero legale sussiste, quindi il Presidente può dare inizio alla seduta, il Consiglio può iniziare. Prego. Grazie dottor Russo, partiamo dal primo punto iscritto all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione dei verbali della seduta del 30 maggio 2023. Andremo ad approvare in questa seduta la deliberazione numero 18 avente ad oggetto la comunicazione prima variazione di cassa al bilancio finanziario di previsione 2023-2025, la deliberazione numero 19 avente ad oggetto l'approvazione dei verbali della seduta del 27 aprile 2023, deliberazione numero 20 con oggetto l'approvazione e variazione infraperiodo del piano economico finanziario TARI anno 2023 e del pluriennale 2024-2025, deliberazione numero 21 avente ad oggetto l'approvazione del piano tariffario TARI anno 2023 ed infine la deliberazione numero 22 con oggetto l'approvazione alla variazione al bilancio di previsione 2023-2025, prima variazione esercizio 2023 e prima variazione esercizi 24-25 ai sensi dell'articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Informo al Consiglio che chiaramente come sempre insieme ai suddetti verbali andremo ad approvare anche la relativa trascrizione. Chiedo se ci sono domande? Nessuna? Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna? Metto quindi in votazione il primo punto iscritto all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione dei verbali della seduta del 30 maggio 2023. Favorevoli? Unanimità dei presenti, il Consiglio approva il primo punto. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. Modifica programma triennale dei lavori pubblici triennio 2023-2025 ed elenco annuale 2023. A proposito lascio la parola al Sindaco per una breve illustrazione del punto. Grazie. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia e grazie per tutti i presenti in aula e anche quelli che ci ascoltano da fuori. Niente, praticamente presentiamo stasera quello che è il programma triennale delle opere pubbliche, dove ci sono alcune delle modifiche che naturalmente abbiamo potuto vedere dai documenti che sono pervenuti nelle nostre mani. Sicuramente sono degli importi che sono quelli più importanti, che balzano subito all'occhio, e sono 850.000 euro di risorse rilevanti in entrate acquisite mediante contrattazione di un mutuo, i 328.000 euro di risorse acquisite mediante apporto di capitale privato e stanziamenti di bilancio per 516.000 euro. Poi abbiamo risorse derivanti a trasferimenti di immobili ex articolo 191 che sono per un importo di 126.000 euro e altre tipologie 500.000 euro e sono presumo quello che è il fondo PNRR che erano previsti per il sistemazione di casa degli archi per un totale di 2.320.960 euro. Io naturalmente dai documenti già si evince quelle che sono le opere che abbiamo in mente di
modificare nella nostra logica di amministrazione. Abbiamo pensato che, essendo questo l'ultimo anno di mandato, quindi porteremo a compimento quelle che sono le opere che possiamo prevedere di dar corso noi come nostro mandato, e non abbiamo fatto dei grossi interventi, invece pensando poi al 2024, perché essendoci le elezioni da portare avanti nel prossimo anno, valuteremo poi in quel caso chi dovesse vincere l'amministrazione che porta avanti le opere, decidere lei quali sono le cose su cui fare investimenti. Quindi io magari mi fermo qui, intanto lascio la parola a chi, presumo minoranza, vuole fare delle domande in merito alle cifre o alcuni dei progetti che sono illustrati. Grazie. Grazie Sindaco, ci sono interventi? Consigliere Vigorelli, a lei la parola. Buonasera, grazie. Allora, come anticipato dal Sindaco, abbiamo trovato nei documenti alcuni cambiamenti rispetto a quanto visto in passato. Quello che appunto ci è balzato all'occhio, per riprendere le parole prima, è l'investimento sul centro sportivo, che effettivamente riteniamo comunque sicuramente degno di un investimento simile, e non abbiamo neanche, diciamo, troppe critiche alla cessione di un mutuo. Se sostenibile dalle finanze, è una cosa che è corretto comunque nelle vostre facoltà fare. Quello che ci è sembrato quantomeno strano, o comunque che ci è saltato all'occhio, è che nel bilancio di fine marzo questa opera era finanziata in maniera diversa, cioè era stato previsto di finanziare questa opera con i fondi del PNRR, così come l'intervento in Villa Andreani, che comunque è ancora nella lista. Poi con i documenti abbiamo visto una lista di priorità, e quindi la domanda è questa: come mai si è scelto di spostare il finanziamento di quest'opera da dei fondi del PNRR, che fondamentalmente arrivano dallo Stato, comunque dall'ente centrale, a un indebitamento del Comune per un'opera che avrete valutato è più prioritaria rispetto a altro? Cioè, ci aspettiamo anche appunto che quest'opera sia stata valutata con una priorità maggiore rispetto a quella che è Villa Andreani, che probabilmente è stata lasciata con dei fondi del PNRR. Comunque, ecco, la domanda è: come mai non si è mantenuto l'impegno, o comunque la programmazione fatta a fine marzo, e si è cambiata? Perché, vabbè, poi le considerazioni diamo dopo risposta. Grazie. Per la risposta lascio la parola all'assessore bilancio Annalisa Milesi. Prego. Buonasera, è un po' anticipare il punto della variazione di bilancio, nel senso che poi l'avremmo trattato nel punto dopo, il perché e il per come abbiamo cambiato la fonte di finanziamento da PNRR a mutuo. Allora, diciamo che per accedere al PNRR sarebbe servito un progetto definitivo ed esecutivo approvato dalla Giunta, e un progetto definitivo ed esecutivo approvato dalla Giunta ad oggi ancora non c'è. Quindi per cui non abbiamo lasciato come fondo come copertura finanziaria al PNRR, sapendo che ad oggi non è possibile accedere a quella fonte di finanziamento. Ma valutato il fatto che, o meglio, previo il fatto che il Comune di Ososopra ha una capacità di indebitamento elevata, nel senso che ad oggi siamo all'1,38%, dati di rilevazione al 31/12/2022. Considerando che c'è la possibilità, sì, dal caso che per legge di bilancio dobbiamo stare comunque sotto il 10%, abbiamo un'ampia capacità di poterci indebitare. Ma non è questo il volersi indebitare, è che è stata valutata questa opera come opera importante da realizzare prima della fine del nostro mandato, per mantenere anche quelli che erano gli impegni presi con la nostra popolazione in sede di campagna elettorale.
Quindi per cui cosa stiamo facendo come amministrazione, come assessore al bilancio in collaborazione con la supervisione del sindaco? Stiamo guardando quale altra fonte di finanziamento può essere utilizzata, andando a calmierare il più possibile quello che è l'impatto, quindi quello che è il tasso di interesse che va ad incidere su quelle che sono le casse comunali. Le potenzialità, o perlomeno quel che si sta valutando, è di aprire, allora sono varie e adesso è il caso di illustrarvele, perché è giusto rendere noto il consiglio e rendere nota l'intera popolazione. Il credito sportivo sta dando la possibilità ai comuni di accedere a particolari condizioni. Chiaro è che per accedere a queste particolari condizioni bisogna avere una, come si può dire, ricetta dove tutti gli ingredienti non ne può mancare nemmeno uno. E quindi questa è la premessa, nel senso che è un tentativo che stiamo vedendo di fare con il credito sportivo di ottenere un finanziamento a interesse pari al 0%. Quindi è una procedura che stiamo vedendo di poter utilizzare, dove in sostanza il credito sportivo, se andiamo a rispettare entro il 30 di settembre tutti gli ingredienti della ricetta, riusciamo ad ottenere un tasso pari allo 0% in un piano di ammortamento che potrebbe essere di 10 o 15 anni. Qualora non riuscissimo ad entrare a far parte di questo 0%, sempre il credito sportivo dà la possibilità di accedere comunque a questo finanziamento con un tasso che può essere variabile o fisso a seconda di quelle che sono le condizioni che poi l'amministrazione deciderà di attuare. Come assessore al bilancio ho già fatto tutte le verifiche cercando di capire quale diventerà il nostro indice di indebitamento. Nel peggiore delle ipotesi, quindi nella peggiore delle ipotesi che non dovessimo riuscire ad ottenere lo 0%, dovessimo avere un tasso di circa 4,60% conforme a quello che è l'andamento finanziario dei giorni nostri, purtroppo il nostro 1,38 andrebbe a circa 2,20% di indebitamento, e quindi dal punto di vista dei limiti, i limiti sono mantenuti e c'è piena opportunità di tra virgolette indebitarsi. Poi è un indebitamento fine alla miglioria del territorio e comunque destinato a quella che è una fetta di popolazione importante e un ambiente calcistico che oggi deve essere risanato nel rispetto di tanti giocatori, preparatori, ma soprattutto per mantenere la parola che abbiamo speso in sede di campagna elettorale. Oltre questo c'è la possibilità anche di accedere ad un partenariato. Cosa succede però con il partenariato? E anche lì è una cosa che stiamo valutando, quindi come amministrazione stiamo valutando: o accedere a credito sportivo e poi attraverso credito sportivo poter ottenere lo 0% come interesse, o anche il partenariato. Nel caso del partenariato però la proposta è quella di, poi vabbè, dobbiamo rispettare anche lì tutti i progetti che devono essere esecutivi, definitivi, approvati dalla Giunta e quant'altro, anche lì se volessimo accedere al partenariato è previsto un maxi canone iniziale di circa 150-200 mila euro a seconda di quello che si va a stabilire, secondo quello che poi vogliamo avere come impatto finanziario su quello che è il bilancio, e poi una rata che può essere di 15, di 20 anni o a seconda di quel che è. Quindi, punto primo, non siamo riusciti ad accedere al PNRR perché mancava comunque quelli che erano i requisiti che il PNRR voleva. Vogliamo comunque attivare questo progetto, ci teniamo fortemente, le strade sono ad oggi o credito sportivo con un tasso che può essere fisso o variabile, o se riusciamo nella migliore delle ipotesi a cedere con lo 0%, e quello sarebbe per me assessore al bilancio un successone,
Diversamente c'è il partenariato che stiamo comunque valutando come, come amministrazione e nel senso da qui a pochi mesi, circa per settembre, cercheremo di capire bene se andare di qua, se andare di là e riusciremo a dare delle risposte definitive. Perché oggi come assessore al bilancio ho cambiato la fonte di finanziamento e ho messo mutuo? Perché il mutuo è, nella migliore delle ipotesi, lo 0%, nella peggiore un tasso fisso del 4,60%, o potrebbe essere anche che si apre una manifestazione di interesse, come abbiamo fatto all'epoca con la rinegoziazione dei mutui delle scuole del cimitero, partecipano vari enti e poi si va per assegnazione a seconda di quello che è il tasso migliorativo. In breve ho spiegato un attimino quella che è la procedura, quella che è la valutazione che come amministrazione abbiamo fatto sulla fonte di finanziamento. Ecco. Grazie, ci sono consiglieri Vigorelli. Grazie, mi è proprio chiaro tutto. L'unica cosa, il punto che mi manca è se ad oggi, o comunque si parlava al passato, quindi a ieri, non c'era un progetto per poter iniziare una procedura del PNRR. Mi chiedo come si possa pensare di fare entro il mandato quest'opera. Però è una cosa, appunto, è una domanda a cui chiedo una tempistica al sindaco e a comunque a tutta la giunta. Lo consiglio, anche se vuoi intervenire qualcun altro. Grazie. Sindaco. Allora, confermo quello che ha detto l'assessore Milesi rispetto a quelle che sono state le motivazioni, aggiungo un pezzo in più che è quello che riguarda la parte del progetto. Il progetto, noi abbiamo un progetto di fattibilità, quindi abbiamo realizzato il progetto di massima, ma anche il progetto definitivo esecutivo, e quello che aggiungo un pezzettino in più solo quello che ha detto l'assessore, perché è giusto che venga detto. I fondi per il PNR sono esauriti e quindi non avremmo più potuto andare in quella direzione, fermo restando che nel frattempo avevamo in mente di valutare quella opzione del PNRR e qualora ci fosse stata la possibilità di attingere, perché quello era la cosa più intelligente da fare visto che i fondi non andavano poi restituiti ragionevolmente, però c'era il progetto di fattibilità e quindi ce l'abbiamo dall'anno scorso, il progetto di fattibilità. Mancava poi il definitivo e l'esecutivo, tant'è vero che poi una delle motivazioni per cui vedete che è variata la cifra, mi sembra ricordare a Spanne che prima era 700 e qualcosa, adesso aumentata, perché naturalmente anche lì prudenzialmente abbiamo chiesto a chi aveva fatto il progetto di fare una revisione dei costi, perché quello sarà quello che succede, quindi con un ulteriore, tra virgolette, aggravio, perché sono cambiate come si dice, i prezziari. Quello che la domanda che lei mi fa, perché non c'è il progetto c'era, di fattibilità mancava il definitivo esecutivo. Per procedere col definitivo esecutivo c'erano delle condizioni che adesso vabbè posso spiegare semplicemente, ma nel momento in cui noi avevamo approcciato questo progetto c'era che la convenzione con la polisportiva era in scadenza nel 2021, mi sembra. Poi è uscito un decreto che prorogava tutte le associazioni sportive che venivano a essere dei contratti, di poterlo prorogare ancora di un anno, e successivamente è stato prorogato di un altro anno. Naturalmente questo non è la sola scusa per cui abbiamo tardato a mettere insieme il progetto, perché è chiaro che dovevamo concertare anche con la polisportiva i tempi e i metodi per poter intervenire, visto che comunque i campi li stanno usando. E quindi questo trascorrere di tempo che sicuramente poteva essere magari ottimizzato rispetto ai risultati da portare a casa, è passato il tempo che doveva servire per poter portare avanti il progetto definitivo esecutivo in questa direzione, e quindi oggi siamo nella condizione di valutare questa altra tipologia, che è quella di accedere al credito sportivo e forse con l'abbattimento del mutuo, naturalmente nel momento in cui entro il 30 di settembre riuscissimo a presentare la domanda per l'abbattimento. Quelle caratteristiche che diceva prima la dottoressa Milesi sono anche legate a lo stesso finanziamento di oggi, dove il credito sportivo dice: io il finanziamento e il mutuo te lo rilascio per avere la condizione di poter abbattere gli interessi, devi avere delle migliorie che vai a attivare sul tuo campo, quindi possono essere migliorie di carattere efficientamento energetico, di miglioramento della sicurezza o
consentire la maggior fruibilità da parte di chi ha magari degli handicap o queste cose, e noi almeno due di queste caratteristiche ce le abbiamo, quindi le possiamo portare avanti. Quindi, come sempre, e lo stiamo ripetendo da un po' di tempo questa parte, e naturalmente io faccio fatica a non sentirmi anch'io parte in colpa di questa cosa, purtroppo i tempi sono veramente molto lunghi quando dobbiamo decidere di fare qualche cosa, e non sempre riescono a essere conciliati con quello che il PNR mette a disposizione su tante cose. Naturalmente con rammarico, e io ripeto, me ne assumo una parte in colpa, perché probabilmente decidendo di fare gli interventi magari su meno opere rispetto a quello che abbiamo fatto, magari avremmo portato a casa meno risultati, ma forse con più certezza rispetto a come facciamo. Quindi niente, io per quanto mi riguarda faccio anche mia colpa su questa cosa, però quello che stiamo facendo oggi è cercare di portare veramente a conclusione quello che è una necessità per il nostro territorio, e noi ci teniamo veramente in modo importante. Grazie, altri interventi? Consigliere Artini, prego. Sono appuntata a un paio di considerazioni. Prendo atto del fatto che si riconosce appunto del fatto che si è persa un'occasione grossa, perché comunque tra fare un'opera a gratis, tra virgolette, e vincolare l'ente a un mutuo pluriennale, anche se 10-15 anni non è un'eternità, bisogna vedere anche quanta è la cifra, perché non è sostenibile, cioè dal punto di vista del bilancio mi rendo conto che è sostenibile, però c'è comunque una differenza tra fare una cosa e fare l'altra. La perplessità più grossa è da dove sorge questa urgenza e questa spinta al punto di dire: io per forza entro la fine di questo mandato, a costo di accendere un mutuo, devo fare questa cosa, posto che, lo chiarisco, è un intervento che va fatto, cioè non stiamo discutendo della bontà del fatto di intervenire sugli impianti sportivi, è una cosa che chiaramente si condivideva anche a livello di programma, poi magari i progetti in testa di qualcuno sono diversi dai progetti in testa di altri, però che bisogna essere anche a mano sicuramente. Non appunto a 10 mesi, un anno dalla fine del mandato, vincolare l'ente ad un mutuo su un investimento che probabilmente erediterà, non sappiamo quale amministrazione, però è una cosa che appunto cadrà sulle spalle di altri, cioè da dove sorge questa necessità così forte. Un'ultimissima cosa, volevo capire meglio il discorso dell'ipotesi partenariato, cioè non ho capito, perché lì normalmente partenariato c'è anche un capitale privato che interviene, però non capivo il discorso della maxi rata iniziale, cioè come si conciliava con il mutuo, insomma, si può anche chiarire. Assessore Milesi. Sì, allora diciamo che come in premessa fatto non è una fretta, nel senso è sempre stata tra di noi una volontà, una forte volontà, come si può dire, gli utenti oggi di quelli che sono il campo sportivo, è dall'inizio del nostro mandato che ci stanno chiedendo questa realizzazione, poi una cosa, l'altra quell'altra, Covid e quant'altro, forse non ci è stato permesso di pensarci o comunque di attivarci prima. Ma è sempre comunque restata tra di noi una forte volontà, tant'è che il primo progetto di fattibilità risale all'inizio del 2022, quindi non è una cosa fatta dall'oggi al domani. Quando mettevamo comunque spese di 10.000 euro e quant'altro per progetti esterni e quant'altro, tra quelli c'era anche il progetto di fattibilità del campo sportivo fatto da, adesso non so se posso citare chi l'ha fatto, comunque sia, penso sia depositato agli atti in quanto progetto di fattibilità, e è di tra gennaio e marzo 2022, quindi non è una cosa che è stata definita oggi così in massima urgenza, ma è stata una cosa che abbiamo sempre voluto fare. Abbiamo avuto altre priorità, non dimentichiamo Casa Archi, che comunque è un grande investimento che stiamo portando avanti, e quindi tra una cosa, l'altra e quell'altra, oggi è arrivato il tempo del campo sportivo. Non è arrivato il tempo del campo sportivo come pensiero, ma come progetto da realizzare. Il pensiero ci è sempre stato sin dai primi giorni del nostro mandato, oggi lo vogliamo realizzare. Per quanto riguarda invece il fatto del partenariato, è un'altra come si può dire, possibilità, così giusto per, ci siamo fatti fare qualche preventivo vari
per vedere un attimino quale potrebbe essere l'incidenza di un campo sportivo realizzato con una forma di partenariato. Le proposte che abbiamo ottenuto sono quelle di dare un canone iniziale, diciamo, io l'ho chiamato maxi canone, però generalmente maxi canone finale, diciamo, l'ho nominato così, è come si può dire un anticipo, però cosa succede? Che con il partenariato l'anticipo dalle offerte viste è di circa 180-190 mila euro e questo 180-190 mila euro peserebbe su quello che è il bilancio del 2023. Potremmo utilizzare l'avanzo? Sì, abbiamo avanzo da investimenti? Sì, 202.000 euro circa. Se vado ad utilizzarne per 190 me ne restano pochi e siamo solo a luglio, da qui al 31-12. E quindi da lì parte anche la volontà di andare a vedere quello che è un mutuo. Ribadisco che abbiamo rifinanziato il tasso, come sappiamo, dal Monte Paschi al Banco BPM. Questo crea, come si può dire, un bel respiro per quelle che sono le casse bilancio e non abbiamo paura di lasciare un debito, se così lo vogliamo chiamare, a chi verrà dopo di noi, o magari saremo ancora noi, perché quando le cose sono fatte bene o comunque c'è una progettualità dietro o comunque c'è una forte volontà alla realizzazione, sicuramente non sono investimenti al vento, ma sono investimenti che restano a una comunità e si auspica che restino per parecchi anni. Ed è quell'investimento che ad oggi non è stato fatto, per altre priorità da noi, per altre priorità dei nostri predecessori, oggi riteniamo sia il tempo di fare. Grazie, altre domande? Signora Artini? Partenariato, torno sempre lì, cioè sarebbe l'investimento iniziale del comune più dicevo un investimento annuale, ma cioè, ci sarebbe poi un privato che contribuisce con una parte ed eventualmente in che misura si è valutata l'ipotesi e poi eventualmente magari due parole sul progetto di fattibilità tanto per capire anche l'idea. Sindaco? Allora, rispetto al progetto di fattibilità, noi avevamo fatto fare inizialmente un progetto su tutta l'area, quindi era un progetto che si aggirava intorno a 1.800.000 euro, quindi riqualificando anche le tribune. Poi naturalmente, visto che l'importo era importante, abbiamo condiviso insieme alla Polisportiva, cioè l'attuale gestore dei campi, quale fosse la cosa prioritaria rispetto a quello che avevamo fatto come valutazione. Nel progetto è previsto il rifacimento dell'attuale campo in sabbia, che oggi usano per gli allenamenti, trasformandolo in un campo in erba sintetica, con la possibilità anche di effettuare poi delle segnature per i campi di calcetto, quindi poterlo mutuare anche per altre attività che non sono legate solo a quelle delle squadre del comune di Osessopra, ma anche qualcun altro. La realizzazione del nuovo impianto fari, perché così consente l'utilizzo anche in notturna, e naturalmente fatti a norma di legge e soprattutto con l'efficientamento energetico, e il rifacimento delle recinzioni, tutte le recinzioni del campo, ma in particolare quella dove c'è il pubblico, perché la normativa prevede che siano fatte con delle barriere a norma per l'antisfondamento. Quindi diciamo, questo progetto è riferito a trasformazione del campo in sabbia a un'erba sintetica e quindi a 11 regolamentare. Le torri faro nuove e la recinzione nuova del campo sportivo. Quindi questo è il progetto in sintesi, poi se c'è qualche altra domanda nello specifico, però questo è il progetto. Poi invece sull'insieme, questa è una cosa che aggiungo, chiaramente anche se non l'avete chiesta, è che abbiamo fatto una valutazione di vedere tutto il centro sportivo di cosa ha bisogno, così cominciamo già a farci un'idea. Abbiamo visto che l'investimento è molto importante, quindi qualcosa come 1.800.000 allora quando l'abbiamo fatto, poi probabilmente oggi con la revisione dei costi sarebbero ulteriormente più alti, però l'idea di fare questa cosa, e rispondo un po' anche alla domanda che ha fatto prima e ha risposto il dottor Similesi, che naturalmente insieme a chi utilizza oggi il campo sportivo abbiamo cercato di concertare quali sono le priorità e come procedere, come andare avanti su questa cosa. Quindi quello che è stato il ragionamento che ha fatto anche l'amministrazione, perché come dicevo prima è una volontà nostra da quando siamo arrivati in amministrazione,
con le varie criticità e problematiche, però poi naturalmente va concertata con chi oggi gestisce questo centro. E la cosa positiva, che naturalmente non è un elemento di leva in più perché ci fa muovere, ma che con l'idea che si faccia un campo nuovo in erba sintetica, in quest'anno sono aumentate di 2 le squadre dei ragazzi che si sono iscritti alla polisportiva di Oso Sopra, perché c'è questa prospettiva di avere poi un campo nuovo in erba sintetica, e quindi è sicuramente un altro motivo di orgoglio e di vanto, e soprattutto per noi di impegno, perché visto che se a domanda rispondo e i cittadini trovano che la risposta dell'amministrazione è quella che loro si aspettano, probabilmente si sentono anche più motivati a venire sul nostro territorio a giocare a calcio. Non so se poi c'era qualcos'altro come domanda, oppure deve essere questo. Assessore Milesi. Allora, qua lo leggo proprio tale quale a quello che è il partenariato per informare il Consiglio, e l'amministrazione già lo sa perché ne parliamo da parecchio tempo. Informo il Consiglio, ma informo anche la popolazione, chi ci seguirà in differita da casa. Il partenariato pubblico-privato è una forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. Quindi pubblico e privato, confermo. Oltre questo, l'articolo 180 del codice contiene un elenco dei contratti di partenariato, ovvero di locazione finanziaria e di contratti di disponibilità. Quello che maggiormente consente di inquadrare l'opera come partenariato è il trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico. Quindi pubblico e privato con il trasferimento del rischio. Nel rischio c'è anche la manutenzione del campo e vari canoni, varie spese che oggi sostanzialmente si sobbarca il comune, andrebbero a far parte del partenariato. Però è prematuro parlare oggi di cosa entra, cosa non entra, perché comunque tutto è in via di definizione. Ora è semplicemente per dirvi: vogliamo fare l'opera? Sì, al 100%. Come la finanziamo? Le strade sono varie, stiamo cercando di valutare la migliore. Altro? Allora, consigliere Artini. Il privato in questo caso sarebbe il concessionario, ok, l'attuale concessionario non si sa. La convenzione ad oggi scade? Ok. Se non c'è altro, chiedo al consiglio se ci sono dichiarazioni di voto. Nessuna? Niente, rimane la faccio a voce. Signora Bacis. Rimane la considerazione che aprire un mutuo a pochi mesi da un nuovo mandato vuol dire ipotecare comunque nuovi amministratori a dover portare avanti delle spese. Ci sembra un po' un movimento da futura campagna elettorale, questo, se devo essere sincera. Inoltre è vero che nella precedente campagna elettorale avevate detto che c'era questa intenzione, ma non avevate detto che ci si sarebbe indebitati ulteriormente. Quindi forse i cittadini non so se sono così contenti di trovarsi comunque con dei debiti in più. È una dichiarazione di voto, assessore Milesi? Per noi per Osva è una visa Milesi. Allora, l'ipoteca è una forma di garanzia per il creditore, quindi che forma di ipoteca posso dare a chi viene dopo di noi? Poi, non bisogna aver paura di indebitarsi. Il fatto di indebitarsi prolunga la vita, sia esso una famiglia, sia esso, però nel senso le parole quando si usano bisogna dare il giusto senso, il giusto peso. Detto questo, non ho paura, o meglio, non abbiamo paura di indebitarci affinché il progetto sia comunque buono, valoroso, e ci crediamo, e tutti i grandi progetti realizzati in Oso Sopra hanno dietro un mutuo.
Quindi dov'è il problema? Io non lo vedo, non lo riconosco, ribadisco il fatto che siamo al 2.20 qualora decidessimo di andare in quella direzione. Allora, una richiesta ai due gruppi consigliari. Siamo al quarto anno di mandato, le dichiarazioni di voto sono fatte per esprimere l'intenzione di voto del gruppo. Non ho ravvisato l'intenzione da nessuno dei due interventi, o meglio, da uno potevo intenderlo, dall'altro. Comunque non va bene, perché entrambi avete sfruttato l'occasione per fare ancora una parte di discussione. Il tempo mi sembra che non vi manchi quando c'è una discussione aperta, quindi si poteva continuare. Vi chiedo, e ribadisco, siamo al quarto anno di mandato, stavolta mi è passata, non passa più in futuro, di smetterla e di attenervi al regolamento, per cui se una dichiarazione di voto dovete dire voto come il gruppo che rappresentate come voterà, non dovete fare discussione. Detto questo, chiuso il tempo delle dichiarazioni di voto, apro il punto in votazione, che è il secondo, modifica programma triennale dei lavori pubblici triennio 23-25 dell'elenco annuale 2023. Favorevoli? 8, astenuti? 3, contrari nessuno, consiglio approva, rimetto il punto in votazione per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità dei presenti, il consiglio approva l'immediata eseguibilità. Passiamo al terzo punto, che riguarda gli articoli 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziaria 2023-2025. Restituisco la parola all'assessore Milesi per l'illustrazione del punto. Grazie. Grazie Presidente. Scuso se sono andata un po' oltre al punto precedente e se ho invaso quella che è la procedura. Siamo oggi chiamati in consiglio a valutare la variazione di assestamento generale che deve essere deliberata dall'organo consigliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno. Con tale adempimento si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. La principale variazione è dettata dal fatto che con l'approvazione del rendiconto del 2022 riusciamo tramite l'utile rendicontato a finanziare le volontà dell'amministrazione in bisogni correnti e di investimenti volti in modo speciale alla manutenzione straordinaria della proprietà comunale. In questa variazione si evince, come abbiamo poc'anzi discusso, la volontà dell'amministrazione di valutare l'accensione di un mutuo pari ad euro 850.000 euro, destinato al finanziamento di interventi di riqualificazione del centro sportivo. Abbiamo più volte parlato di voler rinfrescare e rinnovare l'ambiente sportivo, tanto è che lo avevamo nel nostro programma amministrativo iniziale. Ecco che nell'ultimo miglio vogliamo realizzare quanto promesso ai nostri concittadini, ai ragazzi che si allenano e giocano su questi campi e ai tanti genitori che credono e hanno motivato l'ambiente calcistico osiense. Tecnicamente parlando, la cessione del mutuo è reso possibile dal rispetto dell'indice di indebitamento pari all'1,38% al 31/12/2022. Stiamo valutando il corretto mutuo da intraprendere, la corretta fonte di finanziamento, nel senso che ci sono varie possibilità, come viste poc'anzi, e stiamo studiando tutte queste per poter arrivare ad avere un finanziamento il più possibile favorevole dal punto di vista finanziario e che poi avrà un impatto importante, ma di certo utilitario, per la nostra cittadinanza. Rientra in questa previsione anche un contributo da parte dello Stato per finanziamento degli incrementi di utenze elettriche e gas per euro 22.903,62, di certo non copre il forte incremento che anche quest'anno il nostro comune dovrà sostenere, ma è un aiuto che arriva dagli enti centrali. La variazione di bilancio, la cui documentazione è stata mandata ad ogni consigliere qui presente, è una variazione importante, le cui risultanze portano ad un bilancio di previsione che prevede una spesa e quindi una relativa entrata prevista per il 2023 in euro 10.301.488,58 euro, per il 2024 in euro 5.057.691,24 euro e per il 2025 in euro 5.057.191,24 euro. È una variazione permessa anche dall'utilizzo di avanzo di amministrazione per ben euro 149.000 euro. Nello specifico, con avanzo da fondi vincolati per euro 52.000, riusciamo a finanziare ulteriori 22.000 euro di manutenzione straordinaria alloggi comunali
e 30.000 euro di implementazione arborea e acquisto arredi e parchi e giardini, e con avanzo destinato agli investimenti per euro 57.000 riusciamo a finanziare varie manutenzioni, quali 4.000 euro su Casa Archi, 10.000 euro su Villa Andreani, 15.000 euro su Cimitero Comunale, 8.000 euro per acquisto di attrezzature per sicurezza sul posto di lavoro, 15.000 euro per manutenzione straordinaria presso il plesso scolastico ed euro 5.000 per la fornitura del software per la scuola. Infine è stato utilizzato, sempre dei 149.000 euro sopracitati, 40.000 euro di avanzo libero per finanziare altri 20.000 euro di interventi e prestazioni e servizi cimiteriali per esumulazioni ed estumulazioni ed euro 15.000 di spese per servizio assistenza domiciliare, minori e affidi. Questa variazione conferma la volontà dell'amministrazione nel continuare il progresso di Osio Sopra verso un paese in movimento che, come più volte detto, non si può stravolgere per suo valore etico e sociale, ma che in un mandato stiamo cercando di movimentare e ce la stiamo mettendo tutta, soprattutto in questo nostro ultimo miglio, sempre con la nostra diligenza e amministrando quello che gestiamo come se fosse nostro, sia il capitale umano come se fossero le nostre famiglie, che quello finanziario come fossero i nostri conti e i nostri investimenti, perché in realtà è nostro e delle oltre 2.100 famiglie, degli oltre 5.300 residenti e delle oltre 160 attività aziendali. Oltre la variazione di bilancio come premessa, siamo oggi chiamati anche a confermare e salvaguardare gli equilibri di bilancio. Con questo adempimento andiamo a garantire il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario, seguito al bilancio di previsione presentato e deliberato in Consiglio lo scorso marzo 2023. Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo crediti più visibilità, il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Partendo da quest'ultimo, il fondo cassa ammonta al 5 luglio 2023, che è il giorno di rilevazione dei report, ad euro 2.366.803,25 euro. Quanto al fondo di riserva di cassa, iscritto in previsione di bilancio per euro 21.314,52 euro, ad oggi utilizzato per euro 11.924,16 euro, e con una disponibilità residua di euro 9.390,36 euro, integrata in sede di variazioni ed assestamento per euro 16.682,87 euro, e quindi con una disponibilità totale ad oggi pari ad euro 26.073,22 euro, e ritenuta comunque sufficiente per far fronte alle necessità impreviste, che poi è la destinazione e l'obiettivo del fondo di riserva di cassa. Quanto concerne invece il fondo crediti di dubbia esigibilità, ammonta ad euro 1.426.093,09 euro, e abbiamo ritenuto di doverlo adeguare di euro 44.000, una cifra importante viste le azioni in atto con il recupero dei canoni di locazione della torre piezometrica. Ai punti seguenti dell'ordine del giorno del Consiglio saranno riconosciuti due debiti fuori bilancio per euro 8.803,92 euro, così distinti: euro 3.803,92 euro per acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenze evidenziati nel settore del territorio, ed euro 5.000 per sentenze esecutive rilevabili nel settore degli affari generali. Da rendiconto presentato in Consiglio il 30 giugno 2023, le risultanze erano di un risultato di amministrazione pari ad euro 2 milioni di euro 292.250,19 euro, ed era formato da fondi accantonati per euro 1.473.981,18 euro, fondi vincolati per euro 353.052,05 euro, fondi destinati agli investimenti per euro 222.912,19 euro e fondi disponibili per euro 242.304,77 euro.
Dopo l'approvazione del bilancio in Consiglio Comunale, venne approvata la variazione di bilancio, che ha visto l'utilizzo di euro 99.000 euro destinati agli investimenti. Ed oggi vediamo una proposta di variazione di ulteriori 149.000 euro, come sopra citato, con le risultanze finali di avanzo pari ad euro. Fondi accantonati, sempre 1.473.981 euro e 18 centesimi. Fondi vincolati per euro 301.052 euro e 0,5 centesimi. Fondi destinati agli investimenti per euro 66.912 euro e 19 centesimi. E fondi disponibili per euro 202.304 e 77 centesimi. Per un totale di euro 2.044.250 euro e 19 centesimi. Corre l'obbligo di spendere due parole in merito agli oneri di urbanizzazione previsti ed introitati dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, pari a complessivi 313.342 euro e 71 centesimi, destinati alla copertura in parte di spese correnti di bilancio impegnati per euro 83.132 euro e 77 centesimi ed in parte per il finanziamento delle spese di investimento impegnate per euro 252.383 euro e 94 centesimi, con una disponibilità al 5 luglio, sempre data di rilevazione dei dati, di euro 60.958 e 77 centesimi. Gli equilibri di bilancio di parte corrente sono mantenuti anche con l'applicazione degli oneri di urbanizzazione destinati alla manutenzione ordinaria delle spese correnti. Quindi, seguito a verifiche interne di tutte le situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio sotto i seguenti fronti: la gestione corrente, la gestione residui, il controllo delle voci di entrata e di spesa sull'andamento della gestione, l'andamento dei lavori pubblici finanziati, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato, i debiti fuori bilancio riconosciuti, il fondo di riserva adeguato, andiamo a certificare il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario, garantendo che non si rendono necessari provvedimenti di qualsivoglia tipo, ma che l'equilibrio è garantito attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate con le maggiori uscite. Grazie. Segretario, la informo che il sindaco ha abbandonato l'aula alle 21.28 e è rientrato alle 21.32, il numero legale è sempre permesso, quindi ho lasciato proseguire l'assemblea. Detto ciò, ci sono domande? Consigliere Artini, prego. Solo due chiarimenti brevi. Profitti di beni strumentali, 57.000 euro in più, eventualmente capire l'origine di questa entrata, ben venga. Per la parte invece degli oneri di urbanizzazione, capire magari la provenienza, se c'è stata qua, visto che l'importo è abbastanza importante, se si può ricordare la provenienza, la pratica o le pratiche da cui provengono. Grazie. Grazie, assessore Milesi. Allora, non posso dichiararli in consiglio, però ben volentieri se mi fa la richiesta o insomma potete ottenere. Sì, c'è. Ok, quindi sì, ho il prospetto, però lo cerco, poi gli do risposta. Per quanto riguarda invece il 57.000 euro, è come ho detto, abbiamo adeguato il fondo crediti di dubbia esigibilità per 44.000 euro per i canoni di locazione della torre piezometrica. Erano lì nel cassetto da parecchi anni, ce l'abbiamo fatta ad incassare e siamo a buon punto. Per quanto riguarda invece gli oneri di urbanizzazione, di certo. Facciamo così, sospendo temporaneamente la seduta in attesa della ricerca, poi riprendiamo, quindi seduta sospesa. Segretario, sospendo momentaneamente la seduta. Va bene, Presidente, ci mancherebbe, va benissimo. Siamo? Segretario, dichiaro nuovamente aperta la seduta, restituisco la parola all'assessore Milesi per il suo intervento, prego. Perfetto. Allora, diciamo che le maxi cifre che arrivano per la meglio sono 250.000 euro da un'azienda del territorio, l'abbiamo nominata parecchie volte, non dico ora il nome dell'azienda, però avendola nominata parecchie volte, poi comunque domani potete farmi una richiesta scritta e domani avrete i dati. Quindi ecco, 250.000 euro un'azienda, 54.000, quasi 55.000 un'altra azienda,
quindi quella di prima era un SPA, questa è un SRL, e la differenza quindi di 1.700 un privato, 1.000 un altro privato, 516 euro parecchi privati, 980 euro un altro privato, 600 euro un altro privato, arriviamo alla cifra. Comunque diciamo che al di là dei privati che andranno a cubare circa 10.000 euro a dir tanto, la restante parte è data da due grandi aziende del territorio. Oggi a comprova le dico che è un SRL e un SPA, domani mi manda la richiesta, per iscritto le rispondo, o meglio farò rispondere alla responsabile del servizio finanziario. Grazie. Consigliera Bacis. Volevo rimarcare una cosa secondo me importante per la trasparenza del Consiglio Comunale, che è una sede istituzionale e quindi bisognerebbe dargli la giusta importanza. Se l'opposizione fa delle domande, non è la prima volta che si sente rispondere di fare la richiesta il giorno dopo. Non è una procedura corretta. In teoria si viene qua per discutere di quanto si sta portando avanti, non pensiamo di cogliervi impreparati. E poi, vabbè, chiedevamo più o meno le lottizzazioni, di capire questo, cioè non chiediamo di sapere nome per nome, però almeno di essere messi al corrente, perché noi possiamo fare le richieste, i cittadini le richieste non le possono fare, magari si guardano il Consiglio Comunale. Grazie. Assessore Milesi. Ribadisco il fatto che un'azienda l'abbiamo citata parecchie volte per 250.000 euro e l'altra azienda per 55.000 euro circa, quindi più di questo, così pubblicamente alla popolazione dico questo. Domani, se il responsabile finanziario sarà presso il Comune di Ososopra, vi risponderà, se non domani, il primo giorno utile, avendo comunque responsabile finanziario tra due comuni. Altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto sul terzo punto? Consigliera Bacis? Volevo dichiarare che... Sul futuro. Scusi Presidente, volevo dichiarare che come gruppo ci asteniamo per coerenza col punto precedente che è inerente a questo. Grazie. Grazie, se non c'è altro apro la votazione sul terzo punto iscritto all'ordine del giorno, che riguarda articoli 175-193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, variazione di assestamento generale, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziaria 2023-2025. Favorevoli? 8. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva il terzo punto, che rimetto in votazione per la sua immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità dei presenti, il Consiglio approva anche l'immediata eseguibilità del terzo punto. Procediamo con il quarto, che riguarda il riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000. A tal proposito lascio la parola al Sindaco per la sua illustrazione. Grazie. Eccomi qua, allora il debito fuori bilancio, il primo che stiamo trattando, è un debito fuori bilancio che è stato, tra virgolette, conseguito all'epoca in cui c'era il responsabile finanziario, anzi l'ufficio tecnico, la dottoressa Santina Crevena, che nella realizzazione di un'opera su Casa degli Archi e nello specifico il rifacimento allora del tetto come ricorrettura dei coppi, era stata imputata una cifra che poi nella realizzazione dell'opera è risultata essere differente, quindi c'era un residuo da sistemare rispetto a quelle che erano le pratiche gestite. E come voi sapete, nel periodo in cui appunto stiamo facendo questo intervento su Casa degli Archi si sono susseguiti le uscite del tecnico, del responsabile tecnico, quindi era rimasto impredicato questa cifra che naturalmente andava riconosciuta all'azienda che aveva fatto il lavoro. Mi sembra ricordare che questa memoria sia una cifra che intorno ai 3.800 euro, quindi questo è quello che stiamo portando oggi in modo da poter liquidare l'azienda, visto che il lavoro è stato fatto 4 anni fa. Quindi questa è la prima parte, non li trattiamo tutti insieme. Ok. Grazie, ci sono altre domande? Consigliere Vigorelli, prego. Giusto per capire un pezzettino in più, questa spesa era preventivo e non è stata riportata a consuntivo o è stata una spesa nata in itinere e magari non presentato lo stato avanzamento lavoro, non lo so. Comunque la comunicazione c'era di questa spesa. No.
Sindaco. No, non derivato dal fiore preventivo, il preventivo era stato fatto tra virgolette in modo esaustivo a suo tempo, poi sono accorti mentre stanno realizzando l'opera che c'era necessità di aggiungere questi pezzi che se non l'avessimo fatto allora poi probabilmente sarebbe diventato un po' più difficoltoso andare a intervenire o magari più oneroso, e quindi era un qualcosa che non era preventivato all'inizio ma in corso di realizzazione dell'opera è stato reso necessario, e naturalmente poi l'iter corretto era quello di andare ad aggiungere appunto questa variante corso dell'opera, però ribadisco il motivo è stato che il fatto che il responsabile in quel momento lì era uscente, chi ha preso in mano poi la gestione probabilmente l'ha lasciata un po' nel cassetto, tanto che sono passati 4 anni. C'è altro? Ci sono dichiarazioni di voto? Metto dunque il quarto punto in votazione, che riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera e del decreto legislativo 267/2000. Favorevoli? Unanimità dei presenti, il Consiglio approva il quarto punto che viene rimesso in votazione per la sua immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità dei presenti, il Consiglio approva. Procediamo e concludiamo con il quinto punto che riguarda il riconoscimento di un altro debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000. Restituisco nuovamente la parola al Sindaco per una breve illustrazione, grazie. Grazie Presidente. Allora, questo invece è un debito fuori bilancio che deriva da una, come si dice, una sentenza, quindi se avete già letto i documenti sappiamo di cosa stiamo parlando. E naturalmente, quindi, derivando dalla sentenza, non è stata prevista come importo, perché si dava per scontato che in prima, tra virgolette, primo giudizio siamo risultati vincitori, nel secondo giudizio non ci è detto che siamo vincitori né perdenti, ma siamo comunque debitato le spese, quindi abbiamo questi, mi sembra, 6.000 euro che vanno riconosciuti come debito. Non era previsti, perché appunto, non avendo la sentenza in mano, nel momento in cui c'era questa procedura in corso, non è stata immessa questa disponibilità di soldi e adesso dobbiamo liquidarli. Grazie, ci sono domande, interventi? Nessuna? Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna? Metto quindi in votazione il quinto punto che riguarda il riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000. Favorevoli? Unanimità dei presenti, rimetto il punto in votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità dei prodotti e dei presenti, scusate. Il Consiglio approva il quinto punto e la sua immediata eseguibilità. Abbiamo terminato, se non c'è altro, relativamente a cosa, assessore Melesi? Chiedo al Consiglio se... Lo faremo a seduta conclusa. Detto ciò, quindi io ringrazio il segretario, dottor Russo, per averci accompagnato durante questa seduta. Grazie a lei, Presidente. Grazie. Grazie a lei. Ringrazio il Consiglio, ringrazio il pubblico qui presente, ringrazio e saluto coloro che ci seguiranno da casa, ringrazio il signor Brugnoli per come sempre fare le prese delle sedute e auguro a tutti una buona notte. Grazie, arrivederci.